21 settembre. Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte. Il mistero dell'uomo è la sua vocazione. È questa la sua sorgente nel cuore di Dio, il quale non ha schemi predefiniti. Passa e chiama con infinita ed eterna libertà. Il prima non conta, perché la vocazione è cambiamento totale di essere. Amos è questa verità. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio chiamava a una lite per mezzo del fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi, Signore Dio, desisti. Come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore allora si ravvide. Neanche questo avverrà, disse il Signore Dio. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un filo a piombo in mano. Il Signore mi disse, che cosa vedi, Amos? Io risposi, un filo a piombo. Il Signore mi disse, io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele. Non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Sacco e saranno ridotti in rovina i santuari di Israele, quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos. Di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos, vattene, veggente, e ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse, non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese e mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse, va, profetizza al mio popolo Israele. Gesù passa, vede Levi seduto al banco delle imposte. Lo chiama per farne un suo apostolo, un costruttore del regno di Dio. Tutti i suoi amici peccatori vedono in questa sua vocazione che con Cristo c'è redenzione per tutti e accorrono in molti per farsi redimere da Gesù. La loro è una vocazione alla salvezza. Anche per loro il prima non conta più. Conta ora la sequela di Gesù che esige l'abbandono della vita di ieri. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. I farisei non comprendono il mistero della vocazione alla salvezza e accusano Gesù di complicità con il mondo dei peccatori. Gesù risponde ricordando loro il profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti. Li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco così mi hanno tradito. Galaad è una città di malfattori, macchiata di sangue. Come banditi in agguato una ciurma di sacerdoti assale e uccide sulla strada di Sichem, commette scelleratezze. Orribili cose ho visto a Betel. Là si è prostituito Efraim, si è reso immondo Israele. Anche a te, Giuda, io riservo una mietitura quando ristabilirò la sorte del mio popolo.
Ogni uomo di Dio deve mostrare ad ogni altro uomo la grandezza della misericordia del Signore. È questa la prima vocazione di ogni uomo. Senza questa ogni altra vocazione è vanità, inutilità, stoltezza. È cosa umana e non divina, perché tutto ciò che viene da Dio ha un solo fine: insegnare ad ogni uomo come si ama, manifestandogli l'infinito amore che Dio ha per lui. I farisei non conoscono l'amore di Dio. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci misericordiosi come Dio.